Hi Warriors, what's up? My name is Santi, qui per un nuovo ed entusiasmantissimo video gameplay, questa volta su un piccolo giochino indie creato con la Real Engine. Credo sia il quarto, non ne sono sicuro, credo sia la quarta edizione della Real Engine. Il gioco si chiama Who Must Die, avevo già iniziato a registrarlo 10 minuti fa, finché ovviamente dopo un paio di minuti non mi si è impalato il computer perché Windows 10 ha deciso che doveva aggiornarsi, quindi mi ha impalato microfono, webcam, gioco, tutto il computer, ho dovuto riavviarlo manualmente e mi ha dovuto fare gli aggiornamenti. Windows 10 è comodissimo, ma pregate Dio che non debba fare aggiornamenti mentre state lavorando o dite addio al vostro lavoro. Comunque, siamo qui su Who Must Die, questo piccolo giochino indie, dicevo, in Real Engine 4, che inizia così. Non c'è meno iniziale, non c'è un cazzo, inizia con questa lettera. Sei un dottore di rimpiazzo. Durante il tuo periodo di rimpiazzo dovrai scegliere quale paziente era psichiatricamente pazzo. In effetti qui c'è un paziente che è contaminato a differenza delle altre persone che sono sane. Per scegliere quale paziente deve morire, non che deve andare in terapia psichiatrica, ma che deve proprio morire, avrai accesso alle note del precedente dottore più tre camere che ti aiuteranno con delle differenze stimolazioni per vedere le loro reazioni. Spero che farai un bel lavoro. Se trovi una pistola non ti preoccupare, il precedente dottore l'ha svuotata per motivi di sicurezza. Premi azione per continuare. Bene! Quindi, come potete vedere qui abbiamo tre telecamere con attori reali poi, eh? E sì, diciamo che dalla grafica credo sia la Real Engine 4, ma vabbè. In ogni caso, qui ci sono i tre pazienti e un guardiano. Dovete scegliere quale fra questi tre pazienti è pazzo e contaminato. È contaminato da qualcosa, non so bene cosa, dato che non l'ho giocato tanto, anzi ho giocato 2 minuti di questo gioco, quindi non so una mazza. E dovete scegliere quali fra questi tre devono morire. Per farlo potete mandare il guardiano alla 1, alla 2 o alla 3. Questo non so cosa cazzo faccia, ma in ogni caso qui potete accendere o spengere le luci, oppure mandare stimoli con gas eccitante o gas calmante e una musica calmante o tosta, tipo in mezzo a motherfucker. Quindi, detto questo, qui c'era questo foglio, sembra che la musica calmante, credo sia calm perché quella è una M, calmi il paziente infettato. Quindi, se io... Allora, ovviamente qui poi ci sono altre cose, come ovviamente le tre facce... No, 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 non voglio ammazzare questo! Scemo! Quindi paziente 1, paziente 2, paziente 3 che... anche se non è infettato, ha sicuramente qualche problema psichiatrico. E qui ci sono ovviamente le cose del dottore, tipo la lista dei sintomi, rabbia e violenza, contaminato ovviamente, e una reazione positiva alla musica. Quindi, in questo caso, mi sembra che... Ah no, pensavo si fosse rimpallato di nuovo, mi stavo incazzando come una biscia. Quindi, questo è... Oh, salve. Questo è il foglio di Tevonard, anni 25, soprannome Quentin, città Haywood, non so dove diavolo sia, ma ok. Motivi della quarantena, sua moglie lo menava ed è diventato pazzo. Quindi tipo violenza domestica, questo poveraccio credo sia questo con la tuta... da Superman con dei problemi... Ok, non mi ricordo quella tuta contenitiva... Quello che ti mettono le mani così e tu fai tipo... quella roba lì. Non mi ricordo come... Nonostante dovrei provarla per motivi di sicurezza miei e vostri, ma non so come si chiami, quindi in ogni caso. Paziente numero 2. Unshot. Anni 27. Soprannome Joachim. Città Grevedol. Motivi della quarantena? Sembrava strano. Sembrava solo strano. Quindi fate attenzione a non fare gli strani per strada o potrebbero prendervi, arrestarvi e sbattervi qui in modo tale che un dottore pazzo, non io ovviamente, potrebbe uccidervi. Dopodiché Harmand, anni 22, soprannome Elwan, città di Rochdale, motivi della quarantena, indossava un kit in pubblico ed era un esibizionista.
Credo intenda kilt, non kit. Credo sia il kilt, che dovrebbe essere la gonna scozzese, quella che va senza mutande, quindi... Perché la luce del guardiano è spenta? Please. Let me out. I'm begging you. I'll give you a... No! Dove è finito il guardiano? Comunque dicevo, a quanto pare la musica calma dovrebbe cambiare il... calmare il paziente. Quindi se io utilizzo ok, lui mi sembrava più tranquillo degli altri. Per sicurezza, se io mando il guardiano alla 3, che succede? Numero 3! Numero 3! No? Ok, a quanto pare il guardiano è andato via, oppure qui siamo su Five Nights at Freddy, se improvvisamente dovrà arrivare Freddy dietro le mie chiappe e incularmi a sangue. Suppongo... Oh, ecco la pistola. No, non voglio suicidarmi, ma che sei scemo? Quindi, ok, una pericolosa infezione, si è... Ok... E si calma al buio. E io come so, mo, che cazzo si calma? Lui fa questo, ok. Lui balla... E lui si muove veramente poco. Ok, se mando dei gas eccitanti, che succede? Ok... E lui se ne è semplicemente... No, lui sta rotolando. Ok, quello che mi pare più incazzato di tutti è il 1. Potrebbe anche essere... È l'uno! Ok, dov'è? Ecco! Farah Fowler! No, aspetta, come... Armand! Sì, sei tu. Yes! Hai fatto la scelta giusta, hai salvato un sacco di persone innocenti. Premiazione per terminare. Yay! Ok, era abbastanza ovvio perché... diciamo che erano tutti e tre calmi, solo che lui era l'unico incazzato durante i gas eccitanti. Ergo, dato che qui, non so se riesco a farvelo leggere, c'è scritto rabbia e violenza. E ovviamente si è chiuso completamente tutto quanto il gioco. Spero che mi abbia mantenuto il cazzo di file. Spero che mi hai mantenuto il file, stronzo. Ok, il file è salvo. Quindi avrò messo un... qualcosa, un wallpaper di... I don't know, di un qualche tipo. Quindi, Braxton vince di nuovo questa maledettissima missione. Detective Braxton è riuscito di nuovo a scopinare il... Non so neanche cosa, penso... delle baguette killer ripiene di banane al lampone. Se baguette killer ripiene di banana al lampone, che avrebbero ucciso tutti quanti, passando per il corpo di Armand e uscendo poi dal suo teretano e andando a finire nello scarico dei vari bagni pubblici e infine a propagandarsi all'interno delle chiappe di altre persone, che poi li avrei... Sono un ottimo detective, ma uno scienziato di merda, non riesco a inventarmi stronzate tecniche, quindi facciamo finta che l'abbia fatto. Possiamo dire che era un nuovo tipo di...
Cavallo con le rotelle? Era un cavallo con le rotelle. Armand era un cavallo con le rotelle in realtà. Armand era un pericoloso cavallo con le rotelle. Faceva finta di essere un uomo, ma in realtà era solo un travestimento, perché lui era un cavallo senza le gambe anteriori, solo con quelle posteriori. Ma al posto dei zoccoli aveva delle rotelle. E infatti non è che camminava, scivolava facendo finta di camminare, ma in realtà usava le rotelle al posto degli zoccoli, che fuoriuscivano da sotto il tacco della scarpa, per fare in modo che sembrasse che lui planasse sul pavimento. E non planasse, perdonatemi, camminasse, in realtà planava, ma sembrava che camminava. E ovviamente faceva delle movenze tipo yo, solo che non aveva le zampe posteriori, quindi non c'era niente all'interno dei moncherini a forma di braccia. Quindi in realtà faceva questo, perché facendo questo movimento qui con le spalle, le sue zampe inesistenti si gonfiavano e le braccia iniziavano a fare questo movimento rotatorio, che se colpivano una persona l'avrebbero uccisa, ma male male, eh. Cioè morto, non solo morto, proprio morto, cioè che muori, poi dopo che sei morto fai sono morto e muori, è ancora peggio, è molto peggio. E l'ho scongiurato, sono un genio modestamente. Quindi termino questo video gameplay. Spero che questo video gameplay vi sia piaciuto. Noi ci vediamo al prossimo video. Sempre che ho vostro Rex91. E ricordatevi, se questo video vi è piaciuto, mettete un bel mi piace, condividete questo video e scrivete un commento su cosa ne pensate e su quale malattia potrebbe avere Armand, nonostante io lo sappia, l'abbia detto, e quindi tutti voi ripeterete quello che ho detto io, perché sono un cazzo di genio anche in medicina. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video. Sempre che ho vostro Rex91. Ciao a tutti, bro. Oh yeah!